Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno sabato 29 gennaio 2022. Abbiamo visto ieri la descrizione del peccato di Davide, oggi il giudizio di Dio. È Nathan che gli racconta una storiella di un grande re che aveva grandi greggi, eccetera, ma decise di prendere quella pecorella di quel suddito per non prendere dal suo numerosissimo greggio, una cosa del tutto ingiusta. E quell'uomo pagherà tre volte tanto. E il profeta Nathan dice: Attaish, tu quell'uomo, tu sei quell'uomo. C'è una grande lezione che a mio avviso dobbiamo imparare. Facciamo fatica a riconoscere le nostre ingiustizie, le vediamo lampanti negli altri, ma le nostre un po' meno lampanti, siamo a lampade spente. È certamente una grazia, in questo caso il profeta, che richiama al risveglio della sua coscienza e gli fa comprendere la profonda ingiustizia di tutto il suo operare. Il potere gli era entrato talmente dentro che piano piano aveva preso il comando delle operazioni. È un grandissimo rischio, quello di abbassare la guardia e farsi trascinare dalle cose, anche per gli uomini più giusti, più santi, come Davide. Ecco, da questo punto di vista, l'attenzione e il mantenere sempre un senso di giustizia vero è fondamentale. Possiamo avere un antidoto a tutto questo? Ma certamente. Quando riconosciamo il bene e anche i meriti a chi ci è antipatico, quando facciamo questo sicuramente abbiamo un senso di giustizia un pochino più affinato, altrimenti è bene indagare. Il salmo che ci hai messo, ancora leggiamo il testo del Miserere che ci dice: Rendimi la gioia della mia salvezza, sostieni uno spirito generoso, crea in me, oh Dio, un cuore puro. Ecco, crealo tu, perché io non ce l'ho più questo cuore puro. Il Vangelo, lasciate le parabole, ci porta a meditare su un'avventura o disavventura sul lago. Molto interessante, ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: Passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? La disavventura del lago ha due registri. Da una parte un registro micidiale, cioè il lago che rovescia una tempesta, imbarcare acqua, la paura, il terrore dei discepoli, e dall'altra l'assoluta calma di Gesù. E nel momento in cui i due piani si incontrano, Gesù non perde la sua calma, ma anzi tacita, come con un esorcismo, con una formula di esorcismo, allo stesso modo gli elementi. Nello stesso tempo, la domanda è rivolta ai discepoli e anche a noi. Non avete ancora fede? Com'è difficile questa domanda, soprattutto quando si agitano nella nostra vita tutte le acque, il mantenersi calmi perché il Maestro è con noi. Com'è difficile.
E sapete, lì non c'è nessun ragionamento che ti aiuti, l'unica cosa che ti aiuta la puoi prendere dalla tua generosità, dalla tua disponibilità e della tua riflessione intelligente. Gesù è con me, non mi può accadere nulla, anche se dovessi andare in una valle oscura non temerei alcun male. Però tu hai i sentimenti sconquassati, il dolore che ti lancina e la paura alle volte che ti assale, com'è difficile. E tutti noi abbiamo, penso, provato certi sentimenti così forti, così sconquassanti. Dovremmo imparare con Gesù a riconoscere che forse ancora la nostra fede deve maturare e ci sono dei momenti di maturazione che sono possibili soltanto attraverso le prove. Convinciamocene veramente e non veniamo meno, non ci scoraggiamo, magari anche se qualche scivolone lo facciamo, ma con grande fiducia facciamo come i discepoli, ascoltiamo e impariamo. Ho finito anche oggi. Io vi ricordo che in uscita alle ore 10 abbiamo il domenicale Extra Large, che presenta la terza domenica del tempo ordinario. Ho concluso anche questa settimana, vi ringrazio per l'attenzione, per gli ascolti, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie e buona domenica.